Ciao a tutti, bentornati sul canale ed eccoci pronti con un nuovo Cosa mangio in un giorno, edizione del weekend. E questa è la mia colazione del venerdì. Come vedete nel piatto c'è la banana e qua sto mettendo, insomma, sto facendo il mio tè. Questo è il tè al caramello di Twinings, il numero 22, che è veramente buono perché questo sapore dolce e profumato, il profumo insomma del caramello si sente tanto. Poi mangio anche questo yogurt, che è uno yogurt stile greco al cocco, e poi come al solito prendo il Yakult, il probiotico che fa molto bene insomma l'intestino e rinforza le difese immunitarie. Qui c'è il mio porridge semplicissimo fatto con avena e acqua. Qui ci sono anche i Loaker, quelli al cioccolato fondente e con le nocciole, sono super buoni. E quindi questa è la mia colazione di oggi, ci vediamo più tardi. Eccoci all'ora di pranzo, oggi sto usando il mio wok, mi piace moltissimo cucinare col wok. Sto saltando queste verdurine e poi faccio quegli spaghetti che avete visto, sono dei noodles, li faccio insomma semplicemente bollire. E adesso ho unito alle verdure anche delle salsine e poi il petto di pollo, continuo a far saltare il tutto. Poi ci metto anche gli spaghetti ed eccolo qua, il mio piatto è pronto, piatto di ispirazione orientale, e questo è un piatto unico perché dentro c'è tutto, c'è un po' di pasta, c'è il petto di pollo, ci sono appunto le verdurine. Facilissimo da fare, in 10 minuti avete questo piatto unico che a me piace tanto perché è molto sia sostanzioso ma anche ha molto sapore, è bello saporito. Dopo pranzo mi prendo un bicchiere di gelato, questo qua è uno dei miei gelati preferiti, si chiama Cherry Garcia, è di Ben & Jerry e sarebbe il cioccolato fondente con pezzi di cioccolato e ciliegie in mezzo. È fantastico. E poi questo qua è quello con 118 calorie, quindi anche con un ridotto così numero di calorie. E dopo il gelato io prendo il tè, riprendo di nuovo questo tè dark caramel, e io sono diventata un po' inglese, mi piace prendere il tè dopo pranzo, tè caldo. Ed eccoci all'ora di cena. Allora, questa sera sto facendo una ricettina un po' diversa dal solito. Allora, qui ci sono dei peperoni con le cipolle e delle salsine, poi praticamente ho messo della carne di maiale e sto facendo ritirare il tutto. Con questa salsa vado a guarnire questi panini, poi ci metto il formaggio e metto tutto al forno. Questi panini si chiamano Sloppy Dogs e trovate la ricetta sul mio blog se li volete rifare, perché sono fantastici. Voi li fate, li riscaldate, questa vabbè, questo è il ragù avanzato, ci condirò un po' di pasta, vabbè, comunque fate questi panini, li mettete davanti alla televisione e passate la serata del venerdì in santa pace, così senza problemi. Ed eccoci qua alla seconda colazione, la colazione del sabato, e questa è la banana che è nel mio piatto, insomma da ultimo io la mattina mangio le banane, però ho anche del mango fresco che ho appena sbucciato e tagliato, e quindi mangerò anche un pochino di questo bel mango bello maturo. E come vedete c'è sempre Yakult, il probiotico che devo prendere, e naturalmente io bevo anche il tè, che vedete è in infusione, questo qua è Yakult, il tè lo teniamo in infusione. Stavolta ho preso questo tè che è un dark grey, sarebbe un tè al bergamotto che però ha un sentore di affumicato molto molto buono, particolare. Poi c'è la mia avena e qui ci sono i biscotti vari. Allora, ho fatto i macaron, però ho usato una ricetta nuova, non la mia, e quindi non mi sono venuti tanto bene, insomma sono venuti un po' chewy, un po' come dire, come dire in italiano, insomma, però me li mangio lo stesso. Ecco, ci metto la Nutella, me li mangio lo stesso anche se non sono molto buoni, insomma non sono come quelli che faccio di solito. Trovate la ricetta, quella buona, qui sul canale.
Eccoci all'ora di pranzo, oggi c'è il salmone in crosta con gli asparagi. Poi ho comprato queste salsine da un negozio inglese, Sushi Bichu, metto anche una salsina al mango per condire questo salmone. Eccola qua, questa è la salsina che è un pochino hot, c'è un po' di peperoncino, però è, vedete, sweet chili sauce. C'è il mango, c'è la frutta e sta secondo me molto bene, insomma, con il pesce, con le verdure. Qui ci sono gli asparagi e anche i funghi che ho fatto. E quindi ecco, faccio così e mangio appunto questo salmone in crosta. Dentro il salmone ci sono anche delle verdurine, anche questa crosta con il salmone. E questo è il mio pranzetto di oggi. Ed eccoci all'ora di merenda. Oggi mangio questi biscottini insieme al tè. Prendo questo tè, i biscottini sono questi qua tedeschi che sono diventati la mia fissa del momento. Sono buoni, buoni, buoni al cioccolato fondente e ripieni con la marmellata di albicocca. E i biscottini sono di pan di zenzero, questo è un po' sfracellato, però sono fantastici perché sono morbidi. E quindi niente, questa è la merendina di oggi, non so quanti ne mangerò, penso sicuramente 2-3. E qua. Vi saluto perché adesso io mi devo mangiare questi biscotti e bere. Il mio tè non è un tè, è una tisana. Eccoci all'ora di cena. Io ho preparato questi würstel che ho tagliato e ho ricoperto con della pasta sfoglia. E poi ho messo un po' di uovo sulla pasta sfoglia e fatti, insomma, cuocere al forno. E quindi mi mangio questi würstel fatti così, con un po' di insalata, un po' di patate fritte che ho fatto sempre al forno e la salsina per gli hamburger. Ed eccoci tornati a colazione. Oggi mangio un mince pie, queste tortine di pasta frolla ripiene con un ripieno fantastico fatto di un mix di uvette, marmellata, brandy, mele, insomma, chi più ne ha che ne più ne metta. Qui c'è il tè, questa volta ho fatto questo tè qui, che è un tè senza caffeina, con il miele e con un sentore di fico. È un ottimo tè di Twinings, ve lo consiglio. Quindi questa è la mia colazione di oggi, non mangio altro, insomma, mi fermo qua. E niente, guardate com'è bella ripiena questa tortina, veramente golosa. Queste sono tortine del periodo di Natale. Eccoci all'ora di pranzo. Oggi ho fatto questo beef bourguignon con delle patate fatte sempre al forno e con il formaggio. Il beef bourguignon è una specie di spezzatino, però è molto gustoso perché in mezzo ci sono le cipolle, ci sono le carote, i funghi. Accompagno il tutto con un pochino di vino rosso. E quindi mi mangio questo bel piatto tanto ricco, insomma, di carne con le patate e tutto questo condimento. In mezzo a questo condimento c'è anche il vino rosso. Eccoci all'ora di merenda, io sto mangiando puntualmente i miei biscotti preferiti e sto bevendo questo tè, che è il tè al caramello con un pochino di latte. Insomma, io ormai questi biscotti ve li farò vedere all'infinito perché sono diventati una specie di droga per me, finché insomma non finiranno. Però ho già ordinato gli altri due pacchetti. Vabbè, e fatto l'albero di Natale, vi faccio vedere qui. Ho appena fatto l'albero, però devo ancora mettere tutte le altre decorazioni per casa. Eccoci all'ora di cena. Questa sera una cena semplicissima, una fish pie, quindi una tortina di pesce con come contorno i fagiolini e un po' di mais, quindi una cosa veramente leggera leggera. Questa qui è buona perché è con il cod, sarebbe il merluzzo, e un pochino di prezzemolo e basta. Io spero che questo video mangereccio vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se volete vedere altri video, commentate e ci vediamo presto. Sempre qua, la prossima settimana di mercoledì. Ciao, prossimo video!